Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura subito l'ultima ora che vede la nostra regione tornare in zona arancione a partire da lunedì, questo quanto anticipato dal ministro Speranza al presidente della regione Marsilio, che tra poco dovremmo avere ai nostri microfoni e tra poco andremo in diretta da Civitella, dove c'è il nostro Stefano Recanati. Restano in fascia gialla Sardegna, Basilicata, Toscana, provincia autonoma di Trento e Molise. Questo quanto prevede l'ordinanza del ministro della Salute, che sarà firmata nelle prossime ore ed entrerà come sempre in vigore da lunedì. L'RT nazionale è a 1,09, cresce ormai da 5 settimane consecutive, dunque insomma allerta un po' in tutta la nostra nazione. Passano in zona arancione, oltre all'Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, le Marche, il Piemonte, la Puglia, l'Umbria e la Valle d'Aosta. Restano arancioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Queste le decisioni per quanto riguarda la cabina di monitoraggio, che poi sarà ufficializzata comunque nel pomeriggio. Abruzzo che dunque con un RT sopra ad 1, e fra poco ci spiegherà anche il presidente quali saranno le iniziative per cercare di riportare questo indice di trasmissibilità del virus sotto la famosa quota di 1, anzi per evitare che possa crescere ancora e magari ritrovarsi nuovamente in zona rossa. Allora andiamo in diretta da Civitella, dove c'è Stefano Recanati, a cui do il buongiorno. Stefano, allora proseguono nel frattempo, nonostante questa brutta notizia soprattutto per gli operatori economici, proseguono in provincia di Pescara gli screening anti-Covid con i test rapidi. Linea a te. Buongiorno da Civitella Casanova. Sì, continuano gli screening sulla provincia di Pescara. Intanto vi annunciamo già che il presidente della regione Abruzzo è appena arrivato qui a Civitella e cercheremo di portarlo a breve ai nostri microfoni in diretta. Intanto sì, continuano questi screening. Questa mattina avvio a Civitella Casanova, screening che andranno avanti fino a domenica. Questa mattina test riservati al personale della scuola, dell'istituto comprensivo, ai ragazzi sopra i 6 anni dell'istituto comprensivo. Sono 60 i tamponi effettuati, 0 i positivi, e si aggiungono ai 3.269 test. 32.169 test effettuati finora sulla provincia di Pescara, con 98 persone positive. E allora di questo abbiamo parlato con il sindaco Marco D'Andrea di Civitella Casanova. Prego la regia di mandare il contributo. Oggi abbiamo riservato questa mattinata appunto per le scuole, anche per agevolare insomma la presenza dei ragazzi e del personale. Finora siamo soddisfatti insomma del risultato. Ecco, si continuerà domani e poi domenica. Avete voluto fortemente che si facesse nel vostro paese senza ricorrere all'aiuto degli altri paesi, perché volete che i vostri abitanti escano il meno possibile dal territorio. Sì, allora abbiamo accolto con grande positività questa, diciamo, opportunità che ci ha dato la Regione, la ASL. È un'opportunità praticamente importante sia per quanto riguarda la prevenzione, ma soprattutto anche perché lo facciamo in casa, e quindi per paesi come i nostri, un po' diciamo marginali, è importantissimo avere la possibilità di farlo qui, con popolazione anche molto anziana che difficilmente riesce a spostarsi. Ecco, sì. Sindaco, screening importante, ripetiamo ancora una volta, anche alla luce di quelli che sono stati i numeri impietosi della prima ondata di Covid-19 sul territorio di Civitella Casanova. Certamente, siamo stati in un territorio molto colpito, abbiamo anche avuto dei decessi, e quindi diciamo abbiamo creduto nella prevenzione da sempre, quindi in modo particolare abbiamo voluto sfruttare questa occasione che ci hanno dato, insomma.
Ed ecco che abbiamo ascoltato l'intervista al sindaco Marco D'Andrea e, come promesso ai nostri microfoni in diretta al TG, è arrivato il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, che intanto ringrazio per la disponibilità e averci concesso. Intanto parliamo subito della notizia della mattinata, che è quella del ritorno in zona arancione. Come mai e di che cosa ha parlato con il ministro Speranza? Purtroppo le nuove regole che ha inserito il governo con gli ultimi decreti, che sono quelle di abbassare la soglia per l'ingresso in zona arancione dell'R con T e di introdurre anche l'ulteriore parametro che con il rischio alto ci si finisce subito, non bisogna più attendere 3 settimane, diventa molto più semplice accedere in zona arancione. Noi avevamo questa settimana registrato a livello di impatto basso, un rischio moderato, purtroppo l'R con T è a 1,12, c'è una media nazionale che è intorno alla stessa cifra, molte regioni tornano in arancione, qualcuna finisce in rosso, è un'ulteriore mazzata alle attività economiche che da pochi giorni, alcune delle quali avevano riaperto da pochi giorni, non cambierà nulla per le scuole, invece continueranno ad andare avanti come stanno andando avanti in questi giorni dopo la ripresa, dopo la Befana. Quello che chiedo al governo, a maggior ragione, di fare presto con il nuovo decreto ristori, con l'ennesimo decreto ristori, di mettere finalmente tutti i soldi che servono, di fare in modo che possano arrivare a tutte le realtà, le attività che sono state colpite, non soltanto quelle che hanno avuto direttamente delle restrizioni, ma ci sono categorie che pure potendo continuare la loro attività economica hanno comunque subito danni pesanti, perché se no dall'economia un pezzo dell'economia del nostro territorio rischia di non risollevarsi. Peraltro nel nuovo DPCM che ha appena firmato Conte c'è anche il rinvio al 15 febbraio della riapertura degli impianti di risalita per il turismo invernale, e questo significa che per almeno una parte importante delle stazioni sciistiche è come aver di fatto chiuso già la stagione, perché solo dopo il 15 febbraio bisogna vedere quali e quante saranno ancora innevate o in grado di offrire ai turisti, sempre che il 15 febbraio si riapre e non ci sarà un'ulteriore proroga. Ecco Presidente, sui dati, su questa nuova notizia della zona arancione hanno inficiato i dati provenienti da paesi come San Salvo e Pizzoferrato, o sono dati che comunque riguardano il periodo 4-10 gennaio 2021? Ma i dati vengono sempre elaborati sulla base di qualche giorno prima, nel senso sono i dati che abbiamo trasmesso tra martedì e mercoledì all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute, e quindi sono relativi a tutta la settimana precedente fino all'altro ieri, quindi sono abbastanza recenti, non recentissimi, ma sono abbastanza recenti. È certo che comunque la circolazione del virus non si è arrestata, questo va detto. Noi abbiamo avuto per diverse settimane un decremento sia dell'indice di contagiosità e soprattutto del numero di contagiati e di persone ricoverate negli ospedali. Negli ultimi 10-15 giorni, cioè a ripartire diciamo da gennaio, non solo è risalito l'indice R con T, prima è passato da 0,65, ricorderete che al 31 dicembre eravamo la regione con l'indice più basso d'Italia, e quindi è risalito prima a 0,89, ora sta a 1,12, e l'incidenza sugli ospedali diciamo che si è a un certo punto stabilizzata, quindi tanti ne entrano, tanti ne escono, quindi è un elemento ovviamente di criticità, perché è un equilibrio difficile, è un equilibrio che se dovesse perdersi a favore dell'aumento di contagi e di ricoveri rischia di riportarci subito in sofferenza nelle strutture sanitarie. Alfredo, il Presidente Marsilio è a vostra disposizione per qualche domanda prima di lasciarlo andare ai suoi impegni. Sì, grazie Stefano, buon pomeriggio Presidente, anche da parte mia
La mia domanda parte da una considerazione che inizia da prima di Natale, quando tutti i medici, gli esperti ci avvisavano, insomma, di stare attenti a quello che facciamo durante le feste di Natale, a come ci saremmo comportati, perché c'era il rischio di una terza ondata. La mia domanda è, visti anche i comportamenti degli ultimi giorni e quanto è accaduto, penso ad esempio a Pizzoferrato, al di là, insomma, poi di dire il governo chiude o la regione è costretta a prendere provvedimenti più restrittivi, io credo che ci voglia, non so se lei è d'accordo, un ulteriore salto di qualità, forse anche da parte di tutti i cittadini, ad essere veramente più attenti e rispettosi delle regole, onde evitare, insomma, di ritornare davvero in zona rossa, che sarebbe un disastro per la nostra economia. No, sono sicuramente d'accordo, e quindi colgo l'occasione per rinnovare il consueto appello ad essere, a comportarsi con serietà, con responsabilità. Il caso Pizzoferrato è un caso limite particolare che ha provocato per quel paese la zona rossa, anche molto restrittiva, con divieto di entrata e di uscita, quindi con un provvedimento molto molto duro per tenere sotto controllo una situazione dove su 1000 abitanti ne abbiamo già individuati oltre 70 e stiamo facendo tamponamento massivo, quello molecolare. Lo screening che stiamo facendo, noi siamo qui a Civitella proprio per questa ragione, serve anche ad aiutare questa setaccio sul territorio, quindi invito anche i cittadini, quando hanno l'opportunità e dove hanno l'opportunità di farlo, di partecipare, perché non sempre lo fanno. Tutti che magari nei momenti drammatici chiedono più tamponi, più prevenzione, più sicurezza, noi stiamo facendo esattamente questo, mettiamo a disposizione gratuitamente delle amministrazioni comunali e dei cittadini la possibilità di fare tamponi rapidi. Ci è servito questo per isolare preventivamente e individuare preventivamente più di 500 solo nelle province di L'Aquila e Teramo, adesso contiamo anche quelli che nello screening della provincia di Pescara, e da oggi domani inizia anche Guardia Grele, quindi si comincia anche nella provincia di Chieti, quindi centinaia e centinaia di persone che erano contagiate e contagiose, che sono state isolate precocemente, hanno evitato migliaia e migliaia magari di malati e qualche pericoloso focolaio. Quindi invito la popolazione anche a partecipare a questa, a sfruttare questa occasione per conoscere la propria condizione e mettere in sicurezza se stessi, la propria famiglia, la comunità in cui si vive. Un'altra considerazione, domanda, prima di ridare la linea a Stefano Recanati, presidente, di ordine più politico, perché insomma siamo nel bel mezzo di una crisi di governo, anche se non ancora si palesa, bisognerà attendere il voto alle Camere ed inizio della prossima settimana. Dal punto di vista vostro, delle regioni, lei prima parlava ad esempio del decreto Ristori, come si giudica questa situazione di fibrillazione politica a livello nazionale? Evidentemente che qui, diciamo, commento anche come esponente politico, è nota la mia posizione, la posizione del mio partito. Credo che questo governo sia giunto al capolinea, un governo che era nato contro qualcuno e non per qualcosa, era nato per impedire che il popolo andasse al voto e legittimasse un governo di segno politico diverso e contrario a quello che sta governando tuttora, quindi non si può rimanere asserragliati nel palazzo pur di non far vincere la maggioranza politica del paese. Io penso che sia arrivato il tempo di ridare la parola al popolo, di creare in Parlamento una maggioranza vera, non una maggioranza raccogliticcia che martedì starà con il pallottoliere a contare l'ultimo dei senatori per vedere se riescono a spuntarla, che possa avere quindi la forza e l'autorevolezza di guidare il paese in una situazione molto difficile, in una situazione che necessita di un grande spessore da parte del governo, e questo spessore e questa legittimità non può che dargliela il popolo sovrano. Presidente, scusami Stefano, ancora una cosa,
Per quanto riguarda i ristori, perché insomma poi vedremo anche un servizio, i ristoratori sono pronti anche a delle manifestazioni di protesta anche oggi, visto che la zona arancione incide soprattutto su questo settore, ecco, a che punto sono gli aiuti? Lei prima diceva invitiamo il governo a fare presto, ma sono stati trasferiti i fondi e se sì quanto tempo ci vorrà poi per dare gli aiuti che servono al settore della ristorazione? No, ma i ristori che fa il governo vanno direttamente, non vengono trasferiti agli enti locali o alla regione, vanno direttamente nei conti correnti dei beneficiari, quindi delle persone che ne fanno richiesta e che ne hanno diritto. Il tema è che si sta andando avanti sempre con il contagocce, cioè non si è fatto un fondo capiente che permette il giorno stesso di un decreto di restrizioni di far partire i bonifici e i ristori. Bisogna sempre attendere poi la settimana successiva, la discussione in Parlamento, l'emanazione di un decreto legge e come è stato già raccontato, i tre quarti poi dei provvedimenti anche di bonus e di ristori che sono stati prodotti dal governo necessitano di decreti attuativi che non hanno ancora visto la luce, quindi e per di più questi ristori hanno fino ad oggi interessato solo le attività direttamente chiuse, ma per fare l'esempio dei ristoratori, quando chiude un ristorante non viene colpito solo il ristorante, viene colpito il fornitore, viene colpito il distributore, viene colpita la filiera agroalimentare, viene colpito tutta una serie di soggetti che fino ad oggi non hanno ricevuto nessun particolare beneficio perché considerati aperti e quindi in condizioni di poter svolgere la propria attività economica senza tenere conto della grave diminuzione di volume di affari che questo ha comportato. Stefano. Sì, solo per chiudere il collegamento, per ringraziare il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, l'ufficio stampa della Regione Abruzzo e il Comune di Civitella Casanova che ci ha permesso anche di fare questa diretta stamattina qui dal proprio Comune, linea che può tornare definitivamente allo studio. Grazie, grazie a Stefano Recanati, grazie soprattutto al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio. Abbiamo insomma un po' parlato in generale anche delle restrizioni ed ulteriori sono in arrivo proprio perché il governo nazionale è preoccupato da questa crescita ormai continua dell'RT anche a livello nazionale. È stato prorogato lo stato d'emergenza, vietato lo spostamento fra le regioni ed è consentito l'asporto solo oltre le ore 18 a ristoranti oltre ad essere stata introdotta la zona bianca. Intanto oggi la cabina di regia ministeriale ha già preso in qualche maniera le sue misure che poi verranno ratificate in serata con il decreto del ministro Speranza. Facciamo il punto nel servizio di Giuseppe Dintino. Nuovo decreto in vigore da domani e fino al 5 marzo. I colori delle zone non sono più 3 ma 4. Arriva infatti la zona bianca, un'oasi felice con minori restrizioni e in cui attività quali palestre, cinema, teatri e musei potrebbero riaprire. La zona bianca però può essere disposta solo qualora i nuovi casi di Covid siano meno di 50 ogni 100.000 abitanti. Da domenica ad ogni modo l'Italia sarà ricolorata e si andrà verso ulteriori restrizioni piuttosto che verso un allentamento. La cabina di regia si è espressa, l'Abruzzo sarà zona arancione. Tra regioni è vietato spostarsi, anche tra regioni gialle, salvo che per motivi di salute, lavoro o necessità. Si può andare in visita nelle abitazioni private, ma solo una volta al giorno per un limite di 2 persone oltre agli inquilini, fatta eccezione per i ragazzi da 14 anni in giù. Dalle 18 inoltre l'asporto è consentito solo per i ristoranti e non per i bar. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e qualora siano vietati gli spostamenti tra comuni rimane l'eccezione per quelli con meno di 50.000 abitanti e nel raggio di 30 km. Prorogato lo stato d'emergenza fino al 30 aprile. Quella pandemica è oramai un'eccezione ordinaria, considerando che lo stato d'emergenza è in vigore dal 31 gennaio 2020. Questa particolare disposizione consente, in via del tutto eccezionale, di emanare, tramite potere d'ordinanza conferito al Presidente del Consiglio dei Ministri, norme per fronteggiare una particolare situazione anche a costo di limitare libertà e diritti fondamentali.
nonché di saltare alcuni passaggi per l'affidamento degli appalti. E questo sebbene il decreto legge 59 del 2012 preveda la durata massima dello stato d'emergenza per 90 giorni, prorogabile una sola volta per ulteriori 60 giorni. Nel nuovo decreto anche un capitolo dedicato ai vaccini. Istituita una piattaforma informatica nazionale per la distribuzione delle dosi e per tenere traccia delle somministrazioni. E in Abruzzo intanto nuova ordinanza della regione per contenere il focolaio scoppiato a seguito dell'uccisione di un maiale a Pizzoferrato in provincia di Chieti. Marsiglio ha disposto la zona rossa per il paese di circa 1000 abitanti. Nessuno può entrare o uscire dal territorio comunale ad eccezione del personale sanitario o per motivi di salute o eccezionale necessità. Andiamo avanti, si stanno facendo i test rapidi anti-Covid anche a Pescara, sono stati oltre 10.000 i cittadini che si sono sottoposti fino ad ora ai tamponi. Soddisfatto il primo cittadino Carlo Masci, intervistato da Paolo Renzetti. Proseguono gli screening gratuiti a Pescara, oltre 10.000 cittadini si sono già sottoposti ai test rapidi. Sindaco, risultati incoraggianti e anche una grande partecipazione della cittadinanza. Sono molto soddisfatto di quello che è successo in questi giorni a Pescara, perché non era facile, non era semplice, però devo dire che le cose stanno andando bene. Abbiamo finito in tempi brevi gli screening all'interno delle scuole con gli insegnanti e con il personale ATA, siamo passati agli studenti e stiamo quasi completando il giro delle scuole superiori pescaresi. Poi abbiamo cominciato gli screening di massa nei tre punti prelievo di Pescara, abbiamo fatto oltre 10.000 tamponi. E da questi numeri escono fuori soltanto 24 contagiati. È chiaro che è confortante questo numero, perché se su 10.000 tamponi fatti random troviamo 24 contagiati, il ragionamento è che in città il contagio sicuramente è contenuto. L'attenzione dei cittadini alle prescrizioni ci ha permesso di arrivare al punto tale per cui con 10.000 tamponi troviamo 24 contagiati. Quindi mascherine, e lo continuiamo a dire sempre, distanziamento sociale e pulizia. Certo, poi ci sono pure quelli che sono gli irriducibili, che ancora oggi pensano di non portare la mascherina, e con questi veramente è difficile ragionare, perché se dopo un anno di tragedie, dopo un anno di problemi, dopo un anno di attenzioni e di prescrizioni, ancora oggi c'è qualcuno che pensa allegramente di non portare la mascherina, vuol dire che è quasi impossibile convincerlo, e per questi sono necessarie le contravvenzioni. Però devo dire che io da sindaco sono molto soddisfatto dei miei concittadini e delle attenzioni che riservano a queste problematiche. Poi c'è il rovescio della medaglia. Noi abbiamo tante attività che stanno soffrendo in questo momento, e qui io continuo a dirlo, faccio continuamente appelli al governo, alla regione, ristori immediati e ristori consistenti, perché non ci si può muovere con l'elemosina, bisogna muoversi con risorse che permettono alle imprese di riprendere le attività e di farlo con tranquillità e con serenità, altrimenti noi rischiamo di distruggere un tessuto sociale ed economico che è stato sempre la forza della nostra città e anche della nostra nazione. E a proposito di proteste, di problematiche dei settori, soprattutto del commercio, è stata lanciata una manifestazione in tutta Italia volta ad infrangere i decreti anti-Covid. Oggi i locali potrebbero restare aperti oltre l'orario di chiusura disposto dal governo. Vediamo. Bar e ristoranti sono pronti alla disobbedienza civile. Nella giornata di oggi molti locali hanno aderito all'iniziativa Io Apro, per la quale rimarranno aperti a pranzo e a cena, infrangendo così le disposizioni del governo. Non è mai stata presentata un'indagine epidemiologica, dicono gli organizzatori, che accerti i contagi nei locali, a differenza di quanto può accadere sui mezzi pubblici e nei supermercati.
Nei gruppi Telegram italiani si contano oltre 10.000 adesioni e svariati solidali. Le stime reali di partecipazione però sarebbero a ribasso, dimezzando il numero di coloro che hanno aderito. L'iniziativa anti-lockdown nasce sostanzialmente dal basso e non dalle associazioni di categoria, che anzi invitano al rispetto delle regole. L'Abruzzo però sarebbe controtendenza. Bar e ristoranti abruzzesi sarebbero stati tra i primi a dissociarsi dalla protesta. Il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, ha fatto un appello al senso di responsabilità degli operatori di categoria. L'unica via d'uscita da questa situazione, ha detto il prefetto, è quella del rispetto delle regole. Voltiamo pagina. I comuni e la provincia di Teramo hanno elaborato 25 schede progettuali per il rilancio del territorio. Previsto 1,5 miliardi di investimenti da inserire nel Recovery Fund, azioni che puntano alla rigenerazione urbana, al turismo slow e in particolare alle reti di trasporti pubblici. In questo primo parco progetti la montagna è protagonista. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Per ripartire, il territorio teramano utilizzerà un cassetto pieno di progetti, 25 schede, redatte da comuni e aggregazioni di comuni, che coprono quasi tutta la provincia di Teramo. Un volume di investimenti di oltre 1,5 miliardi di euro per un territorio che vanta il primato del Tris, mare, borghi e montagna. Non un libro dei sogni, i progetti sono stati redatti seguendo le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa, il Recovery Fund, utilizzando quindi indicatori economici, esaminando i punti di debolezza e individuando soluzioni. Come provincia abbiamo inteso di coinvolgere i comuni, la più bella risposta sono le tante schede, tanti progetti messi in campo. Che cosa mi ha colpito di più? Che quello che covavo da tempo, noi non dobbiamo inventarci nulla, ecco, dobbiamo solamente promuovere e valorizzare quello che abbiamo, e in tanti progetti abbiamo promosso quello che noi siamo, perché noi siamo collina, siamo montagna e siamo mare. Le linee di azione di questo primo parco progetti elaborate da provincia e comuni di Teramo si concentrano sulla rigenerazione urbana, sul turismo slow, ma anche sul potenziamento dei servizi pubblici locali, in particolare le reti di trasporto pubblico e anche sulla sanità. I progetti riguardano appunto sia la costa, abbiamo un ATS dove alcuni comuni si sono consorziati, ATS della costa che comprende ben 7 comuni da Martinsicuro a Silvi, così come anche le aree interne, c'è un interessante progetto che coinvolge 23 comuni, con alcuni comuni addirittura della provincia di Pescara e dell'Aquila, ed è un progetto appunto che riguarda il turismo, coordinato dal comune di Crognaleto. Dentro le schede molta attenzione anche alla cultura, eventi e manifestazioni con un occhio alle giovani generazioni. Di Vincenzasso è una rete di sindaci, i sindaci del cratere, che pensano non solo all'aspetto culturale, alla ricostruzione delle case, ma anche alla valorizzazione di questi territori. Include in esso anche un incubatore, quindi un momento di formazione, e pensiamo alle attività commerciali, pensiamo a coloro che vivono la ricostruzione, ma insomma che non lasciano case vuote. Dai progetti arrivati, quello di Montorio, forse il più innovativo, perché con una funivia si collegherà Montorio ai prati di Tivo. Il titolo è Gran Sasso 2030, perché a mio avviso, dopo i risultati che non ci sono stati negli ultimi anni, quindi la desertificazione, problema nell'impiantistica, dobbiamo cambiare schema di gioco. Lo schema di gioco lo cambi creando un vero comprensorio montano, e il comprensorio montano lo crei con i collegamenti. Montorio ha una posizione straordinaria, è la base del Gran Sasso, a 25 minuti dal mare, e può diventare per davvero la vera porta del parco. Ma non è un progetto di Montorio e neanche della provincia di Teramo. Io credo che debba diventare un progetto di Regione Abruzzo, perché è un progetto ambizioso che farebbe diventare in Abruzzo la prima regione in Italia ad avere una funivia di 9 chilometri. Sport calcio Serie C, il portiere del Teramo Michael Lewandowski, tra i migliori dei suoi in questa prima parte di stagione, traccia un bilancio del 2020 appena concluso e dice di non voler guardare la classifica, che al momento vede la compagine biancorossa al terzo posto per l'estremo difensore polacco. Il diavolo è stata la vera sorpresa del girone C di Lega Pro. Vediamo il servizio. Sinceramente il campionato che ci conoscono le squadre di più, è passato un po' di tempo dall'inizio del campionato, come magari all'inizio era sorpresa prima parte della partita, primi minuti, adesso le squadre le conoscono più, quindi magari partono con mentalità diversa, anche loro.
quella, perché durante la settimana ci prepariamo per la formazione che mette mister a disposizione, e c'è pure a disposizione mister, che tutti i ragazzi, quelli che ci sono, danno tutto dove mette mister. Quindi se a me mi cambia sinceramente la difesa, a me non mi cambia tanto, perché sono ragazzi bravi tutti. Beh, noi non parliamo di classifica, noi parliamo di fare bene ogni partita, di provare a vincere tutte. Poi classifica, siamo terzi da metà campionato, quasi dall'inizio, siamo primi, terzi, poi non è che cambia tanto per noi. Ci concentriamo di fare bene ogni partita, poi si può vincere, si può perdere pure. Sicuro siamo una sorpresa, perché durante l'estate si è cambiato tanto, che poi al fatto del Covid sappiamo tutti come era il campionato scorso. Poi sicuramente siamo una sorpresa a nostro valore, che siamo riusciti a fare grandi cose e speriamo di riuscire ancora a fare altre buone partite. Beh, io sono stato sempre qua contentissimo, mi trovo bene a Teramo, quindi se dovrei rimanere sicuramente sono contento, mi trovo bene a Teramo, quindi sono passati poi pure 4 anni, sono più anni di tutti a Teramo. Michele, come te lo immagini questa seconda parte di campionato? Perché diciamocela tutta, adesso togliendo la partita di Viterbo, però sostanzialmente ci avviamo verso la parte decisiva del campionato, la seconda. Che Teramo pensi che potremmo vedere? Non quello che ti auspichi ovviamente, immagino che ti auspichi un Teramo vincente, ma quello che pensi possa essere la squadra in questa seconda parte? Vabbè, ci siamo preparati bene dopo pausa natalizia, durante questi 10 giorni prima dell'Avellino, si è visto anche contro l'Avellino che in certi aspetti abbiamo migliorato. Sicuramente siamo stati molto aggressivi e abbiamo mantenuti tanto tempo su a metà campo. Quindi cerchiamo di fare questo, di far restare le squadre a sua metà campo a basse. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 19, se volete i nostri servizi sono on demand sul canale YouTube, sul sito tv6.it e sulle nostre pagine social. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.